Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto per Lavatiero, la confessione che smaschera gli imbroglioni. Due concorrenti sono nei guai e Alfonso è una furia. Per Lavatiero, 27enne originaria della provincia di Salerno, è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. La sua partecipazione al reality si sta rivelando efficace per le dinamiche che ha creato e che fanno letteralmente impazzire il grande pubblico. La sua notorietà inizia nel 2023 quando partecipa a Temptation Island con il suo partner Mirko Brunetti. I due sono fidanzati da 5 anni, ma decidono di mettere alla prova il loro amore a causa di alcune incomprensioni di coppia e della monotonia della convivenza. Al termine del viaggio nei sentimenti, Per Lavatiero decide di proseguire la sua strada senza Mirko. Gli ex fidanzati iniziano nuove frequentazioni con i singoli Igor Zetti e Greta Rossetti. Il destino, forzato dalla produzione e da Alfonso Signorini, li fa rincontrare qualche mese dopo nella casa più spiata d'Italia. Oggi Per Lavatiero è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. Si è fatta amare dal pubblico per la sua schiettezza e genuinità, ma anche per gli scontri con gli altri inquilini. Per Lavatiero, è guerra con la famosissima Punto Per Lavatiero, fin dal suo ingresso al Grande Fratello nel novembre 2023, è riuscita a creare diverse dinamiche che attirano l'attenzione dei telespettatori. Oltre alla storia d'amore con Mirko, l'imprenditrice salernitana è protagonista di diversi scontri con l'attrice Beatrice Luzzi. Tra le due non scorre buon sangue e di questo non ne hanno mai fatto mistero. Tuttavia, a peggiorare la situazione sono le dichiarazioni di guerra che Beatrice ha rivolto a Perla. In diverse occasioni, la Luzzi ha ammesso di volere una sfida al televoto con la sua nemica, non vedo l'ora di arrivare a duello con la bulletta. Rosa Ricci, sto buona per 2 settimane, poi voglio un televoto, io e la regina del trash accanto e ancora vorrei andare in nomination io e Perla da sole, così la facciamo finita subito. No, non ho nessuna voglia di avere a che fare con una bulletta. Per Lavatiero, la rivelazione smaschera due coinquilini. Il Grande Fratello 2024 si sta rivelando ricco di colpi di scena e Per Lavatiero ne è la protagonista principale. Il triangolo amoroso con Mirko e Greta è ormai acqua passata, ma la giovane salernitana continua a far discutere a causa degli scontri con gli altri concorrenti. Durante la puntata del 23 gennaio, Perla sgancia la bomba e smaschera due inquilini. Si tratta dello stilista Stefano Miele, il quale aveva accusato Lavatiero di essere aggressiva e di aver usato un linguaggio poco adeguato al contesto. Il conduttore mostra il video incriminato, ma ciò che emerge è ben diverso da ciò che è stato raccontato. Così, Perla ne approfitta della situazione a suo vantaggio e confessa: Stefano, quando sei in camera con Sergio fate attenzione che anche se le persone dormono poi ascoltano. Alfonso, lui ha detto a Sergio, hai visto? Sta andando tutto come volevamo. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.